Buon pomeriggio e bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura ci occupiamo di depurazione. Questa mattina c'è stata una conferenza stampa in regione per annunciare i fondi a disposizione del parco depurativo di Pescara, 20 milioni di euro di fondi FSC che si aggiungono ai 12,5 già stanziati e che appunto saranno utilizzati per costruire l'area depurativa a servizio dell'area metropolitana. Sentiamo Paolo Renzetti. 20 milioni di euro per il parco depurativo di Pescara, lo ha annunciato questa mattina in conferenza stampa il presidente della regione, Luciano D'Alfonso. 12 milioni e mezzo già sono in esercizio contrattuale e sono anche contento che il mercato ha selezionato un'impresa e più imprese capaci di fare i lavori e di guadagnare lavorando, non litigando o inventando problemi. Ed è il caso del potenziamento dell'attuale depuratore di Pescara. Più avevamo promesso e abbiamo trovato altri 20 milioni di euro per il parco depurativo di Pescara, che è al servizio della domanda di tutta l'area metropolitana. Si creano strutture e vasche per ospitare l'acqua non usata, per esempio che derivi dal cielo, in maniera tale da non appesantire il depuratore di Pescara, perché se ci va l'acqua che non deve essere lavata e depurata, quella struttura va in sofferenza, fa il troppo pieno, è come un imbuto che poi fa fuoriuscire. Creando le vasche di prima accoglienza si consente al depuratore di fare il depuratore. Con il parco depurativo, gli interventi sul depuratore, noi mettiamo non in sicurezza ma di più il sistema del ciclo idrico dell'area metropolitana di Pescara e di Chieti. Abbiamo trovato soluzione anche alle esigenze di spoltore di San Giovanni Teatino, facendo in modo che vadano a conferire alla struttura di San Martino. Quello che andava fatto 20 anni fa, 15 anni fa, 10 anni fa, lo stiamo facendo adesso attraverso questa grande operazione. ERSI completa il progetto, ARAP appalta. E il progetto sarà completato a fine dicembre, entro 60-70 giorni avremo il vincitore di questa gara per 20 milioni di euro. E poi cominceranno i lavori. Come vedete, tutto sta tornando in una rete che in questi 40 mesi è stata di grande fatica e di grande applicazione. Noi vorremmo che dagli spalti anche dell'opposizione, che è un mestiere importante per la democrazia, arrivassero suggerimenti e, quando c'è ragione, anche applausi. Andiamo avanti, adesso ci occupiamo di sanità perché continuano le critiche da parte del Movimento 5 Stelle alla politica sanitaria della Regione Abruzzo. Numeri e dati inediti questa mattina sono stati svelati all'interno di un dossier e riguardano, secondo i 5 Stelle, il fallimento della sanità pubblica in Abruzzo. Vediamo. Numeri negativi per la sanità abruzzese, lo sostiene il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Domenico Pettinari, che questa mattina ha presentato un dossier denominato Numeri e dati inediti che svelano il fallimento della sanità pubblica in Abruzzo. Oggi Regione Abruzzo si accorge che c'è una domanda espressa e non corrisposta di prestazioni sanitarie pari a 3 milioni di prestazioni sanitarie annue che non trovano soddisfacimento in Abruzzo. E che cosa fa? Trova l'unica soluzione che non doveva trovare, quella di autorizzare 97 erogatori privati in più. Ebbene, questa è una visione completamente differente da quella che abbiamo noi. A nostro avviso, con un quadro allarmante del genere, si dovrebbe, e questa è la nostra proposta, potenziare i distretti sanitari dove va fatta la specialistica ambulatoriale, riaprire i presidi sanitari di prossimità che devono erogare questi tipi di prestazione, quindi offerta pubblica, potenziare i distretti e appunto andare a recuperare tutti quelli che sono i macchinari di diagnostica radiologica che troppo spesso troviamo all'interno degli ospedali a marcire, acquistati con soldi pubblici, parcheggiati all'interno di un reparto di un sottoscala e non attivati. Quelli vanno subito attivati. E poi un'ultima proposta è quella di una vera lotta alla corruzione. I dati ci dicono che la Regione Abruzzo ha la maglia nera per corruzione in materia sanitaria. Questo è quello che va fatto. Non è possibile scoprire che si declassa una sanità, ci si accorge che c'è una domanda espressa e non corrisposta e si dice al cittadino: beh, io ti apro 97 nuovi erogatori privati, puoi andare lì a pagamento. Questo non è una buona cosa. Ed ora la cronaca, un arresto e 8 persone denunciate, questo l'esito delle indagini condotte dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Atessa in provincia di Chieti, avviate nel dicembre del 2016 nei confronti di un sodalizio criminale responsabile di reati contro il patrimonio tra le province di Chieti, L'Aquila e Salerno. Con le accuse di ricettazione e riciclaggio, questa mattina è finito in manette un uomo di 40 anni di Civita Luparella
nei cui confronti il GIP del Tribunale di Lanciano ha emesso la misura cautelare della custodia in carcere. In concorso con altre 8 persone, l'arrestato era specializzato nella ricettazione e nel riciclaggio di mezzi per movimento terra, motori di auto, nonché nella commercializzazione di pannelli fotovoltaici e solari di provenienza illecita. Ancora cronaca, prima hanno rubato una pala meccanica nel vicino interporto, poi l'hanno usata per, per scardinare la cassa automatica di un distributore di carburante lungo la Tiburtina a Manoppello Scalo, in provincia di Pescara. Il furto è avvenuto attorno alle 4:30 di questa mattina. Hanno agito in 3 con i volti travisati. Ora sul furto indagano i carabinieri. Andiamo a Teramo, operazione della Polizia Municipale che ieri in località Colle Atterrato ha recuperato un mezzo rubato ad un esercente del centro città. Per questo 2 persone con precedenti sono state denunciate a piede libero. Il comandante della Municipale Teramana, Franco Zaina, stamani ha poi fatto il resoconto delle attività svolte fino ad oggi. Sentiamo. Sono diminuite a causa comunque degli eventi sismici e nevosi dei primi anni dell'anno 2017. Si prevede di arrivare, secondo la propensione attuale, a circa 15-16.000 verbali rispetto ai 20.000 dell'anno scorso. L'attività del comando è ripartita pienamente nei mesi di aprile, per cui tutte le violazioni al codice della strada sono comunque ritornate ad essere l'obiettivo del comando di polizia municipale, e prevalentemente quelle che comunque colpiscono le categorie deboli, quindi i pedoni, le mamme con i passeggini diversamente abili, che come abbiamo visto dalla certificazione dei dati in atti al comando, comunque sono ancora molteplici le infrazioni che vengono effettuate da persone che occupano abusivamente lo stallo riservato alle persone diversamente abili. I verbali vengono principalmente redatti dalla ZTL, quindi in uso al comando di polizia municipale, quindi è un accertamento di tipo automatico. A seguire sono circa 2.000 accertamenti per autovelox, mentre comunque le vie delle città più multate continuano a essere quindi la circonvallazione Ragusa, Piazza Italia, che comunque è la zona dell'ospedale dove spesso i vigilantes ci chiamano, perché comunque la corsia del pronto soccorso, quindi impegnate da persone che la occupano abusivamente, con pericolo per l'appunto delle ambulanze che non riescono ad andare a portare comunque i feriti nel pronto soccorso. Abbiamo via Paris, che è la zona dell'anfiteatro, che è molto battuta, piazzale San Francesco, via Dati vicino a Ruzzo, che là costantemente la sosta abusiva è dilagante. Torniamo a Pescara, perché questa mattina l'amministrazione comunale ha presentato i lavori di riqualificazione dell'ultimo lotto del lungomare sud di Pescara, per intenderci il tratto antistante l'auditorium Flaiano e l'anfiteatro D'Annunzio, lavori che inizieranno a gennaio e avranno durata di 6 mesi, che andiamo a vedere meglio nel servizio. Riconnettere la riserva d'Annunziana al mare e migliorare la fruibilità dell'ultima parte del lungomare sud di Pescara, sia in inverno che in estate. Sono questi gli obiettivi del progetto di riqualificazione del lungomare sud del capoluogo adriatico, che nasce dal restyling del progetto delle dune, che aveva incontrato non poche critiche da parte dei residenti e degli esercenti della zona di Porta Nuova. Focus del primo lotto di lavori, che partiranno a gennaio 2018 e dureranno 6 mesi, la nuova piazza antistante i teatri, come spiega il vice sindaco Antonio Blasioli. Vogliamo fare in modo che chi entri nella riserva possa passeggiarla tranquillamente, arrivare nell'area dell'ex camping e dall'area dell'ex camping trovare un nuovo giardino, che si chiamerà giardino retrodunale, che ci permetterà direttamente di accedere al mare. Nello stesso tempo realizzeremo una grande piazza di fronte ai teatri D'Annunzio e Flaiano, che questa volta avranno anche un ingresso monumentale degno di questo nome. Quindi insomma è un aspetto molto importante, che rivede la mobilità ma che va nel senso di scelte ecosostenibili.
Voglio precisare inoltre che nel giardino retrodunale pianteremo molte essenze, tra cui anche pini di Aleppo, che sono naturalmente utili per questa zona, e poi successivamente con un secondo lotto di lavori si prevederà anche un'area dunale proprio nella spiaggia libera, insomma proprio per tutelare le specie di questa zona di Pescara. Tempi e costi? I tempi e i costi, questi sono, diciamo, 800.000 euro per il primo lotto di lavoro e 700.000 euro per il secondo. I 700.000 euro sono da avanzi di amministrazione del 2016 già impegnati, mentre il primo lotto dei lavori è stato già approvato in giunta. Nel corso della presentazione dei lavori, una delegazione di balneatori della zona, capitanati da Riccardo Padovano, ha espresso la propria perplessità rispetto al timing dei lavori, che arrivano sino alla ripresa della stagione balneare, e soprattutto rispetto alla perdita di posti parcheggiati, che è già un tema per cui è stata chiesta attenzione al fine di non penalizzare le attività commerciali. Andiamo all'Aquila. Il conte Gaddo della Gherardesca ha incontrato la Fondazione Carispac. Sul piatto i progetti che l'Associazione Dimore Storiche potrebbe intraprendere in collaborazione con la Fondazione Bancaria Aquilana relativamente ai palazzi storici appena restaurati in città. Sentiamo il servizio di Daniela Rosone. Si può cadere, ma l'Aquila è un esempio di come ci si rialza. Così Gaddo della Gherardesca, dopo una mattinata trascorsa all'Aquila tra le sue bellezze e i palazzi di recente restaurati. Il conte, discendente di una delle più antiche famiglie italiane, è presidente dell'Associazione Dimore Storiche Italiane e delle fondazioni Erminio e Zelzi Pariolus. Per l'Aquila tante le idee per poter collaborare con la Fondazione Carispac, che è socio di diritto. Tra l'altro l'Associazione Dimore Storiche, all'indomani del sisma, ha già finanziato il restauro di Porta Bazzano. Sono rimasto attonito nel vedere la quantità di restauri, la qualità dei restauri che sono stati fatti. In più, dietro a questi restauri ci sono anche delle idee. L'idea in particolare del palazzo che ho visitato, dove si prevede di fare una sede distaccata del Maxi, è un'idea sicuramente che andrà comunicata, e comunicata molto bene, perché è un'idea che può creare un'attrattività ancora superiore di quella che già l'Aquila ha di per sé. L'Aquila ha tanti palazzi appena restaurati, ma bene realizzare subito dei progetti e capire quale potrà essere la loro migliore destinazione, dice il presidente della Fondazione Carispac, Marco Fanfani, in riferimento anche al palazzo ex Carispac in pieno centro storico. Noi come fondazione dobbiamo fare, diciamo così, delle riflessioni su come muoverci, perché oltre ad essere proprietari di immobili importanti siamo in procinto di prendere in considerazione anche l'acquisizione di altri immobili. Per esempio, abbiamo il diritto di prelazione su questo immobile che voi avete qui davanti, che è la sede della ex Cassa di Risparmio della provincia dell'Aquila. In vista delle prossime festività natalizie torna anche quest'anno a Pescara Luci d'Artista. A due mesi dal Natale si pensa già alle festività. Sindaco Alessandrini, questa mattina avete presentato questa iniziativa Luci d'Artista in collaborazione con la Camera di Commercio. Come l'anno scorso, ricorderete gli addobbi natalizi del 2016, quest'anno non lasciamo ma raddoppiamo, nel senso che oltre agli addobbi nel centro commerciale naturale abbiamo pensato, sempre in collaborazione con i volenterosi dell'universo camerale, la Camera di Commercio in primis, naturalmente, di estendere questi luminari così d'impatto anche ad altre arterie importanti della nostra città. Penso a Viale Marconi, penso a Viale D'Annunzio. Questo nell'ottica della città policentrica, nell'ottica di di luminarie che servono ad arredare, a rendere il clima di festa, e che dureranno, insomma, saranno prima e anche dopo Natale, con l'auspicio che questo naturalmente possa consentire anche un aumento dei consumi, che in questa fase dell'anno è sempre una questione attesa in un certo senso. Tempi di ristrettezze economiche per le casse comunali, degli enti locali in generale, e diventa fondamentale attuare delle sinergie come avete fatto voi con la Camera di Commercio. Eh sì, come l'anno scorso, anche quest'anno c'è il contributo pubblico per 100.000 euro, l'anno scorso erano 75, poi c'è appunto la Camera di Commercio, si arriva complessivamente a 250.000 euro. Questo sulla falsariga di esperienze virtuose che ci sono state nel nostro paese, penso a Salerno, penso a Torino, ma penso anche alle certe immagini che mi sono rimaste lo scorso anno, perché se le persone fanno la fila per farsi un selfie davanti all'albero di Natale vuol dire che quell'albero ha colpito l'immaginario collettivo, e quindi vogliamo ripetere il bel clima che si è creato nel Natale scorso. Approfitto per ringraziare l'assessore Cuzzi, l'assessore
al turismo che si è molto speso per tutto ciò, e attendiamo appunto che le luci d'artista si possano accendere. Le mie ragioni te l'ho dette, il terzo romanzo della scrittrice aquilana Annalisa De Simone, artista a tutto tondo che però ora è sicura, scelgo la scrittura. Il suo volume è stato presentato in comune all'Aquila, alla presenza del sindaco Biondi e del giornalista Orsini. Vediamo. Un imprevisto e da lì partono le storie, mariti inquieti, giovani amanti, figli ribelli, madri bugiarde e mogli distratte. C'è questa ed altra ancora nel libro della scrittrice aquilana Annalisa De Simone, edito da Marsilio e presentato all'Aquila, Palazzo Fibbioni, dal giornalista Alberto Orsini. La prima volta che Flavia incontra Alessandro Mazzarella è nell'ascensore del Policlinico. Certo, non immagina le conseguenze, ma ecco fatto. È stata Ambra, sua madre, a procurarle il lavoro in ospedale. Ha chiamato Filippo Mazzarella, il padre di Alessandro, per chiedergli aiuto e il passato che voleva nasconderle all'improvviso torna a ripercuotersi su tutta la famiglia. Tanto tempo prima Ambra era una combattente, poi qualcosa si era messo in moto, oppure il contrario, qualcosa dentro di lei si era spezzato. Aveva chiuso finalmente una relazione clandestina che l'aveva lasciata sola con un bambino, ma una telefonata è sufficiente per ribaltare 23 anni di silenzio, un piccolo gesto che allunga la propria ombra su tutto il presente. Questa è la trama del terzo volume di Annalisa De Simone, che ancora una volta la critica ha valutato molto positivamente. In realtà c'è un paradigma che fa parte della tragedia, perché la mia storia narra di un incesto involontario, ma un paradigma che poi si sfuma nella contemporaneità, in una storia moderna o postmoderna, potremmo dire, finirla, in cui non c'è nessuno eroe che si eleva al di sopra delle sorti dei mortali, ma ci sono quei tipici eroi del postmoderno, quindi eroi per sottrazioni, anti-eroi che più che elevarsi al di sopra dei mortali, insomma, nel loro avvicendarsi sono pari a chi ne segue le gesta e quindi potrebbero parlare vis-à-vis a chi li legge. Nei migliori dei casi, in quelli più felici, potrebbero istigare un senso di partecipazione emotiva, io me lo auguro. Annalisa De Simone è nata all'Aquila nel 1983, è laureata in scienze umanistiche e in filosofia. Ha pubblicato già, prima di questo, due romanzi, Solo Andata, edito da Baldini e Castoldi, e Non Adesso Per Favore. Dopo tante cadute, sono stata confusa, i più gentili mi definivano poliedrica, ma io subivo la sindrome dell'impostore, perché sapevo che non si trattava di capacità di agire in maniera snella, agile, da un mezzo espressivo all'altro, ma di una mia profondissima confusione, e quindi finalmente ho capito quello che voglio fare, mi auguro, insomma, mi permettano di farlo finché vorrò, e sì, sicuramente continuerò a scrivere. Nella Terno scorre musica e la rassegna ideata dalla pianista aquilana Sara Cecala in collaborazione con la Fondazione Carispac, tre appuntamenti in tre luoghi simbolo della città dell'Aquila. Per l'occasione sarà aperta anche la bellissima biblioteca dei frati del convento di Santa Chiara. Nell'Eterno scorre musica, una rassegna giunta all'undicesima edizione, curata dalla pianista aquilana Sara Cecala con il sostegno della Fondazione Carispac. È stata presentata questa mattina presso il bellissimo convento di Santa Chiara, che ha aperto per l'occasione anche le porte della straordinaria biblioteca, che ha tantissimi volumi, alcuni dei quali anche del Cinquecento, e che per l'occasione, per ospitare un concerto, sarà aperta al pubblico. Un appuntamento legato alla musica klezmer, gypsy e balcanica, quindi un mondo legato all'est Europa, con il trio Taraf de Gaggio, che si terrà il 21 ottobre presso il convento di Santa Chiara, per proseguire con l'11 novembre al Munda, e ringrazio ovviamente la dottoressa Arbace per la disponibilità che ci ha concesso, con un appuntamento invece sulla fusion e sul jazz, Latin jazz, con un quartetto che avrà così come istinto musicale quello di proporci un jazz in chiave pop, per concludere l'appuntamento al Palazzo di Giustizia, a cui tengo
particolarmente, dedicato invece alla musica napoletana, dal titolo Napolo Amore, con un quartetto appunto che ci rallegrerà con le sonorità e i ritmi mediterranei. La rassegna è nata come un viaggio itinerante nei piccoli borghi dell'Aquilano per rivitalizzare il legame identitario ed indissolubile tra il contado e la città e promuovere il connubio tra la natura e le arti musicali, tra il fiume Aterno, le cui acque uniscono virtualmente gli abitanti di Montereale ai popoli subequani, e la storia del capoluogo di regione. Quest'anno, ha spiegato il direttore artistico Sara Cecala, diversamente dal passato, tutte le iniziative ad ingresso libero avranno come palcoscenico l'Aquila e i suoi tesori architettonici, quelli nati dopo il sisma, l'auditorium del Parco del Castello e il Munda, quelli restituiti alla collettività grazie agli interventi di restauro, come il convento dei Santi Francesco e Chiara, e al riguardo il 21 ottobre è prevista anche una visita gratuita al complesso monastico e quelli simbolo della cultura della legalità, come il Palazzo di Giustizia, che aprirà le porte ai suoi concittadini a suggellare il sentimento di fiducia nelle istituzioni e nel diritto. E adesso apriamo la pagina dello sport, iniziamo dalla Serie B, possiamo andare a vedere la schermata delle partite perché sono stati due gli anticipi giocati ieri nella 10ª giornata del campionato cadetto, Cremonese-Brescia finita 2-0 e Bari-Cittadella finita 4-2, oggi tutte le altre gare, Cesena-Foggia, Palermo-Novara, Parma-Virtus-Entella, Pescara-Vellino, Provercelli-Carpi, Salernitana-Frosinone, Spezia-Perugia, Ternana-Ascoli e Venezia-Empoli, non ci saranno dunque posticipi perché il campionato di B tornerà subito in campo all'inizio della prossima settimana per il secondo turno infrasettimanale di stagione e ovviamente tra poco appuntamento con Diretta Stadio per avere le ultimissime prima del fischio d'inizio di Pescara-Avellino che si gioca allo stadio Adriatico ed inizia alle ore 15. Scendiamo in Serie C, altra schermata. Nell'anticipo della 10ª giornata, ieri sera il Padova ha sconfitto 1-0 il Bassano grazie al rigore trasformato da Capello nel corso del primo tempo. Domani le altre gare con il Teramo che alle 18.30 giocherà allo stadio Mazzola contro il Sant'Arcangelo. Nel pomeriggio il tecnico Asta dirigerà la seduta di rifinitura e poi terrà la classica conferenza stampa pre-gara. Non si disputerà il match tra Fano e Modena, la decisione è stata presa in via eccezionale dal presidente della Federcalcio Tavecchio su proposta dell'asso calciatori dopo che ieri i giocatori del Modena hanno confermato lo stato di sciopero che avevano annunciato per questa gara. Il turno di riposo è osservato come vedete dalla San Benedettese. Scendiamo in serie D, nell'8ª giornata, derby al Valle Anzuca fra Francavilla e L'Aquila, ma il match di cartello si gioca a Pesaro, dove la Vastese tenta di iscriversi nella lotta al primato. Per farlo dovrà espugnare il campo della lanciatissima squadra marchigiana. Nel servizio di Andrea Costantini, la presentazione del turno di Serie D. Si fa sempre più interessante il campionato di Serie D, il girone F entra nel vivo e l'8ª giornata propone un bel derby, quello del Valle Anzuca tra Francavilla e L'Aquila. Battistini non recupera Boldrini, che è un elemento cardine della squadra rossoblù, ancora alla ricerca sul campo di quella continuità dei risultati che serve per essere protagonisti. Per il Villa altra chance di sfatare il tabù dello stadio di casa, col morale tornato alto dopo il blitz di Recanati e con una emergenza in parte rientrata. Tra i big match di giornata vi è quello del Benelli, dove la Vastese, migliore delle abruzzesi classifica alla mano, va a sfidare la Vispestaro. Con la vittoria dovrà rinunciare a De Feo, squalificato al suo posto uno tra Lucciarini e Di Pietro. Dovrà stringere i denti Stivaletta, che ha un problema linguine. Di contro la Vis di Riolfo, che dopo una piccola impasse è ripartita e si trova nel terzetto delle seconde. Al Benelli si chiederanno notizie da Castelfidardo, dove la rivelazione del campionato attende la capolista Campobasso, che però ha un solo punto di vantaggio dalle inseguitrici. Per il Pineto una trasferta che può trarre in inganno, col Monticelli penultimo solo sulla carta sarà una gara agevole. Peraltro gli ascolani per la prima volta giocheranno a porte aperte a Castel di Lama. In settimana cambio nella carica di direttore sportivo con l'ex Vastese De Filippis al posto di Cima. A caccia della terza vittoria consecutiva l'Avezzano in quelle di Fabriano. L'analisi d'inizio stagione nelle parole del difensore Tario. Sicuramente rispetto agli anni precedenti questo è stato l'anno dove inizialmente abbiamo cominciato con un passo negativo, questo è
evidente. Ora siamo riusciti a tirarci fuori da questa situazione. Il nostro obiettivo era quello, ed è attuale, quello di riuscire a dare il filotto a queste vittorie, insomma. Quindi dopo la vittoria di domenica, ora rimane solo che continuare a fare i risultati giusti e pensare di fare un risultato positivo anche domenica in trasferta. Torna a giocare a Morro d'Oro il San Nicolò, reduce dal prezioso pari di Campobasso, avversario una Jesina ferita dalla debacle con la Vis Pesaro. Senza lo squalificato Isotti, i nerostellati inseguono la prima vittoria stagionale contro il San Marino, mentre c'è polemica per l'utilizzo del Pallozzi, col Sul Mona costretto a giocare altrove, Raiano nello specifico, la sua gara del campionato di promozione. Ed è tutto per questa prima edizione del TG6, tra poco vi ricordo l'inizio di Diretta Stadio per seguire la partita fra Pescara ed Avellino. Grazie per essere stati con noi, prossimo aggiornamento alle 19.00.